Caroli, che famo? Andiamo? Adesso ci sistemiamo un attimo, o meglio, facciamo anche abituare Yuki e Carolina, anche perché noi saremo sempre qui con loro, esatto. Ma non abiteremo a casa della famiglia. No, non ci stiamo! Quindi, Carol, per un po' di giorni cambiamo dimora, perché poi se spostiamo sul nuovo mezzo, Ma soprattutto, Carolina, ti ricordi che dentro c'è la bimba, vero? Carol, sei pronta? Dai, ci trasferiamo momentaneamente, Caroli. Andiamo. Io prendo solo la pappa. Vediamo Pippa se è contenta di rivederti. Sì. Le faccio un video. Sì. Buona. Sì, ferma di te. Raga, ci hanno dato anche... benvenuto qua, ci siamo fatta la preparazione. Che è successo? E per la prima volta ci guardiamo anche in TV. Anche perché non siamo mai visti i video come vengono in TV. Yuki. Ehi, no. Aspetta, Vai, vieni qua, Yuki. Pippa! Chiama Yuki, dai. Yuki! Ehi, vai, ferma. Fermali. Ciao. Oh, guarda che io sono quello che ti ha portato dal dottore. Appena nata. Ciao. Che bella ciccione. Ciao. Vai. Hop. Vai, ecco. Zitto, tac. Ecco. Che gli fuori? Sì, tiragliela pure sotto. Zac. Così guarda fuori. Ecco. Ciao. Pippa, cosa vuoi da Carolina? Pippa, dai, andiamo. Yuki, sta a fargli. Sta qui con me. Ti sta dando una mano, Silma? Sì. Vieni qua. Sì, mi sta aiutando. Sono appena arrivati, stiamo organizzando ancora Marley da svuotare, eccetera, eccetera. Abbiamo però trovato un posto dove magari fermarci per dormire a 6 euro al giorno, quindi con l'elettricità, eccetera, eccetera. A 6 km da qui, quindi ci andrebbe anche... da Dio, però ricordiamoci che dopo domani io e il suocero partiamo. Non parlo solo. Abbiamo del vino. Grazie. Allora, ciurma, questa è la macchina del suocero. Santo suocero. A noi ci sembra davvero strano guidare una macchina. Sì, decisamente. Adesso andiamo a recuperare il cane, andiamo a vedere come sta Carolina, che vabbè, quella sta benissimo, raga, cioè c'ha mangio. Una casa che è, anzi c'ha la sua cameretta che è più grande di tutto Marley, quindi vabbè. Poi ci andiamo a preparare perché domani è il fatidico giorno dove andremo a prendere il mezzo, dove andrò a prendere il mezzo con il suocero. Ah, Mastro Giulio domani se ne va, mi abbandona, anzi ci abbandona tutte le sue donne, ci lascia tutte qua. E ci saremo io e mia mamma che faremo lavatrice a tutto spiano, raga, io sono già emozionata, c'ho una lavatrice in casa tutta per me. Sì, vado a piano. Vai a prendere nuova. Casa, oh. Ecco. Cioè. E Marley? E Marley, raga. Vi devo portare in aeroporto io domani mattina, non so neanche se mi ricordo come si guida una macchina. Ci proviamo, vabbè, insomma. Alle 6 ci imbarchiamo e alle 7 si decolla, raga, si decolla. Cioè. Direzione Catania! Orazio, l'attuale proprietario del mezzo. Vediamo, dovrebbe andare tutto bene. Ma sì, bisogna pensare sempre positivo, ragazzi. Insomma, vabbè. Ci siamo buttati in questa avventura, in questo viaggio, e quindi avanti tutta adesso. Pensa, noi potevamo stare adesso a Romagnè. Mamma uffa! Invece abbiamo rinunciato a tutto ciò perché crediamo nelle nostre scelte, nei nostri azzardi. Ragazzi. Scelte folli sotto certi aspetti, anzi ne siamo consapevoli se sempre di più. Se non ci buttiamo adesso non ci butteremo mai. Mai. Avanti tutta e via. Sempre col sorriso perché alla fine sono cose belle, raga. Sì. Anche se ultimamente stanno a dormire in mezzo al parcheggio del supermercato. No? Sì, ci siamo un attimo così trovati in questi due giorni un po' sfasati perché dove andiamo a dormire? Cioè qua in Italia veramente è difficile. È difficile.
al di là del trovare delle aree sosta per camper, ma cioè qualunque parcheggio in cui ci siamo messi, ci siamo proprio sentiti a disagio, perché potevamo stare, diamo fastidio a qualcuno, qualcuno può venirci a dire qualcosa, cioè qua, un po' sì, qua vai in giro. Ciurma, buongiorno. Sono le ore 5. Stamattina siamo un po' sconvolti qua, abbiamo dormito proprio niente. Zero proprio, vabbè. Ok, ore 7 abbiamo il decollo. Ho il decollo, ho il social. Da questo momento in poi la ciurma si separa. E siamo un po' anche qui... così in crisi, insomma. Vabbè, dopo 9 mesi H24 sempre insieme, anzi 2 anni noi. Allora, vado a ritirare sto mezzo. Anzi, oggi lo vado a vedere. Lo provo. E tutto, se non va... ce ne torniamo in Finlandia con Marley. 6.000 km per tornare a mani vuote, dai. Oh, scemi. Raga, allora. È un'avventura nuova questa che comincia, per tutti quanti, ecco. Per noi, per voi. Quindi, avanti tutta. Avanti tutta, raga. Io vi porto con me a Catania. Dai, che sarà bellissimo. Dai. Ragazzi, vedevo tra un po' in aeroporto. Hakuna Matata. Allora, siamo nel nostro ex rimessaggio, ex. Avevamo ancora il nostro posto. Siamo precisamente da Zoccatelli, raga, Zoccatelli. Parcheggiamo il mezzo. Adesso ci vengono a prendere. Allora, questa è la tessera. E il pipiripipi 25. Voilà. Sempre lui qua. Dai, parcheggiamo e via. Forza a piedi. Posta. Eccoli già. È già lì che ci aspetta. Lasciamo di qua, lasciamo di qua. Gianni, buongiorno. Carico? Destinazione aeroporto. Ma piove. Piove, ecco, sì. Io non ho dormito appunto con l'aereo. Anzi, volotea. Aeroporto Catullo. Pronti, carichi. Ciao Yuki. Ciao ciao. Ciao ciao. Ci vediamo lunedì. Ciao ciao. Ehi. Ciao Chiara. Ciao Babbo. Lo tengo io, sì. Ciao Yukiko! Ciao ciao! Per motivi di sicurezza si invitano i signori passeggeri a non lasciare incustoditi i propri bagagli e gli effetti personali. Ok, perfetto, grazie. Cercavo la data. Che famosa? Oh là là, eccolo lì.
raga. Morbello qua, pieno, pieno, pieno. Pure sono le 7. Please restart the seat you have been assigned and wear a face mask over your nose and mouth for the entire duration of the flight. If you need any assistance. Ok, questo è folle, raga.